Nulla più come prima. La serie di seminari mensili che ha organizzato Confindustria Ancona ha visto come protagonista, nell'incontro di venerdì 14 gennaio, il commissario europeo per l'industria e l'imprenditoria Antonio Tajani. Nel suo intervento, il vicepresidente Tajani ha sottolineato la necessità di promuovere e sostenere lo sviluppo della piccola e media industria, che deve considerare un nuovo scenario non solo il mercato locale, ma quello globale. È una piccola e media impresa che poi rappresenta il modello dell'industria, della realtà industriale marchigiana, ma è il modello della realtà industriale italiana ed europea complessivamente. Da sola non può fare granché, anzi non è portata ad uscire dai confini, è portata a difendere il territorio che ha come un fortino da una concorrenza locale. Noi dobbiamo fare in modo che prima che la situazione precipiti, la piccola e media impresa abbia la possibilità di rinforzarsi per essere anche protagonista in mercati diversi da quello locale. La parola chiave è innovazione, applicata a tutti i livelli dell'azienda. Innovazione è la parola chiave. Innovazione significa anche innovazione nell'organizzazione. Quindi cluster, quindi gruppo che lavora insieme, università, che significa ricerca, e formazione. Noi non possiamo pensare di avere l'imprenditore di domani o il dirigente azienda di domani come l'imprenditore del 1950, 60 o 70. La competizione ti porta a dover fare un salto di qualità. Fondamentale il richiamo all'economia reale. Cioè, una regione come le Marche ha la straordinaria possibilità di avere un patrimonio naturale e artistico eccezionale. Non può pensare di competere nel mondo quando ci saranno nei prossimi mesi, nei prossimi anni, centinaia di migliaia, milioni di persone tra la Russia e la Cina che faranno le loro vacanze fuori dei loro paesi. Non può pensare di competere con la pensione dove la mamma fa il minestrone, il figlio risponde al telefono e il papà porta le valigie. Perché per attirare i turisti bisogna fare altre cose, bisogna sapere le lingue, bisogna avere internet, insomma bisogna avere, può essere anche piccola, ma la mentalità deve essere imprenditoriale. Per cogliere le opportunità del futuro mercato però si deve saper cambiare. Guardiamo al futuro, non possiamo pensare di uscire dalla crisi, di avere un'economia capace di reggere ad altri scossoni, se non mettiamo al centro della politica economica l'economia reale, vale a dire industria e impresa. Ancora più chiaro Sebastiano Barisoni sulla necessità di fare rated di aziende per saper reggere alla competizione mondiale e usufruire delle opportunità dei nuovi mercati. L'Italia nel caso specifico ha reti di impresa troppo piccole e deboli per arrivare da dove si crea la ricchezza, cioè Cina, India, Brasile. Questo è lo sforzo che deve essere fatto. Nel caso delle Marche si può immaginare anche un mercato più di prossimità come quello dei Balcani o del Nord Africa, però resta il tema delle dimensioni di impresa che in un mondo più largo, più globalizzato diventano cruciali, mentre prima tutto sommato in un mercato che era prevalentemente europeo o europeo-americano ancora le dimensioni della nostra impresa non rappresentava un problema così grosso. Le piccole imprese devono puntare sull'innovazione, ma devono puntare anche sulle reti lunghe, perché tu puoi innovare quanto vuoi, ma se poi non riesci ad arrivare per le dimensioni che hai nei mercati interessanti, il tuo prodotto te lo tieni in casa. Durante l'incontro l'onorevole Tajani ha presentato il nuovo provvedimento che gli stati membri dell'Unione Europea applicheranno entro 22 mesi, grazie al quale saranno messi in circolo circa 120-150 miliardi di euro fra le aziende dell'Unione, a tutto vantaggio soprattutto delle piccole imprese.